Andrea, partiamo da te. Titolo italiano nel match race. Vogliamo rivivere com'è andata la gara che vi ha consacrato i migliori d'Italia. Allora, sì, è stato strano perché noi in realtà siamo nati lì più per gioco, per vederci con altri due amici e sfruttare un po' la cosa per passare del tempo insieme che non ci vediamo mai. E poi le cose si sono messe bene, noi ovviamente quando usciamo in mare usciamo per andare il meglio possibile, le cose si sono messe bene e per fortuna erano tutti per il meglio e abbiamo vinto. Come nasce la vostra passione per la vela e come vi siete avvicinati al match race? Per la vela bisogna andare un po' più indietro perché è da quando ho 10 anni che vado in barca e è nata un po' per caso, proviamo questo sport e poi fin dal primo momento è stato amore a prima vista, invece per il match race è stato, come dicevo, un po' più per passare del tempo con questi nostri amici che sono di Venezia e ci vediamo meno spesso e queste regate le sfruttiamo per passare del tempo insieme, appunto. Una formula affascinante quella del match race. Sì, sicuramente perché dà la possibilità di coltivare la passione della vela senza dover investire particolarmente dei soldi o tanto tempo per gli allenamenti. Si va lì con la barca dell'organizzazione e ci si riesce a divertire sicuramente. Molto bella come modalità. Che consiglieresti il match race ad altri amanti o non ancora della vela? Perché sono regate molto veloci, molto appassionanti e piene di azione tra virate, strambate, molto bello.